voltiamo pagina, andiamo verso la social top 10 di questa puntata, la prima dell'anno. Allora, eccoci qua. Canne, nel senso di cannabis, la cassazione, coltivazione in casa non è reato. Questa è la notizia del 26 dicembre. E niente, è arrivata questa notizia, variamente commentata. E, primi effetti della legalizzazione della cannabis domestica. E niente, è stata presa più o meno... E poi fra i tanti pareri più o meno autorevoli c'è stato questo di Antonio Tagliani, che ha detto: tutti coloro che fanno uso di droghe pesanti hanno iniziato facendosi una canna. Voi cosa ne pensate della sentenza della Cassazione sulla coltivazione della cannabis a casa? E in tanti gli hanno risposto, sollecitati: bella idea sto video con le piantine dietro. Credo che moltissimi criminali abbiano fatto le scuole dell'obbligo, io le abolirei, almeno le elementari, che sono le più subdole, perché poi cominci facendo le scuole dell'obbligo e poi... Interviene Roberto Burioni: tutti quelli che hanno infilzato il cognato con serramanico hanno iniziato tagliando il filetto con un coltello da cucina. Cosa ne pensate della sentenza della Cassazione sulla libera vendita dei coltelli da cucina? E ancora, i bimbi che giocano con le pistole giocattolo poi fanno le rapine in banca, lo sanno tutti. Si comincia con le... Sì, prego, ancora. Tutti i dipendenti da gioco d'azzardo hanno iniziato con la tombola a Natale. E poi si finisce nella ludopatia. Ancora, io ho iniziato uscendo da casa, ora sono usciere. Io da piccolo ho guardato un sacco di volte David Gnomo e sono rimasto 1,60 m. Si parte con un moncherie, si finisce con gli alcolisti anonimi. Hai ragione, mio cugino ha cominciato da piccolo suonando ai citofoni, adesso è testimone di Geova. E andiamo avanti, numero 9. Allora, qua vi diamo conto di quello che una volta nel web 2.0, adesso non so neanche più dove siamo arrivati, si chiamava Flame. Marco, ti ricordi i tempi dei Flame? Tu adesso li fai tutti i giorni, più volte al giorno, non te ne rendi neanche conto, ma una volta se ne faceva uno solo e era memorabile. In questo caso, diciamo, qua ce ne stanno due pezzi abbastanza grossi preparati. Uno è Roberto Burioni: visto che sono due giorni che se ne parla, ecco quello che dice la scienza, non io, sulla cannabis. Buona lettura. E allega articolo del professor Bonci. Risponde a Burioni Maurizio Gasparri, che era tanto tempo che non si vedeva così tonico, va detto. L'anno nuovo gli ha fatto bene sto capodanno. Che diffusore di cose inesatte, ignora quanto è stato detto dagli organi della sanità italiana. Vergogna, Burioni. Il Burioni pure aveva un capodanno così, diciamo, poco impegnato. Senatore, l'articolo è stato scritto da uno dei più grandi esperti mondiali di dipendenze, il professor Bonci, che negli USA ha diretto per 10 anni il National Institute of Drug Abuse, la massima istituzione statale. Il suo curriculum è stellare, cordialità e auguri. Dice, finisce qua, andate con le famiglie, festeggiate il capodanno. No! Lei ha molto da imparare, la sommergeremo di verità, le sue bugie non le fanno onore. Siamo al 31 dicembre. Maurizio, non sono bugie, è inglese. Interviene qualcuno a commentare così. Perché poi c'è il pubblico, quando ci stanno sti scazzi, c'è il pubblico e guarda, ogni tanto qualcuno dice la sua. Ma riprende il Burioni, siamo sempre al 31 dicembre. Senatore, lei è troppo severo col professor Bonci, non tutti possono avere le sue capacità intellettuali, sarà un grande giorno per la scienza, quello in cui lei sarà così generoso da trascurare per un attimo la politica per offrirci il suo contributo di conoscenza e lucida verità. Vabbè, qua, diciamo, Burioni la butta un po' in caciara, arriva il Gasparri e dice: quando vuole, mi occupo da decenni di tossicodipendenze, la inonderò di studi che dimostrano la sua grave ignoranza. Solo il PD può prendere sul serio uno come lei. Faccio notare che nel frattempo siamo arrivati al 1° gennaio. Sì, l'orario è dubbio, ma magari sono davvero le 6.02 del mattino, non lo so, non ne sono certo. Comunque risponde il Burioni, che comunque è sul pezzo, perché fa passare solo 26 minuti qualunque sia l'ora. Come? Stava in after, vedi, ha capito, stava in after, cioè si era imbriacato e quindi stava sveglio. Questo penso voglia dire per voi giovani. Ok, carissimo senatore, la capisco, io mi occupo da decenni di calcio e mi aspetto di giocare gli europei da centravanti. Che vuol dire? Cioè, nel senso, anch'io vorrei.
Arriva Gasparri, lei copre le bugie con le battute, ma è migliore da calciatore che da presunto scienziato. Vada agli europei! Una conversazione assolutamente folle. Dai, Mori, erano anni che non ci divertivamo così su Twitter. C'è il pubblico di tutti quelli davvero in after, il Capodanno. Intanto al 2 gennaio lui è arrivato. Perché? Perché? Perché quelli che adesso vedrete in un video sono tutti i tweet che Gasparri ha mandato con una distanza minima al Burioni. O sono studi o sono i propri tweet. Comunque è inutile che parlo, vi faccio vedere. E niente, questo così è solo una sintesi. Andiamo a seguire. Tutto il paese si sta riprendendo lentamente dai festeggiamenti di fine anno. L'unico che è andato a letto alle 22 è Gasparri e oggi ce l'ha con me che non ho la forza di replicare. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti al prossimo punto. Numero 8. Ah, questo è un grandissimo momento di propaganda, direi. Il Movimento 5 Stelle, mamma mia, l'accezione positiva del termine, aiutare le famiglie è un obbligo tassativo dello Stato e non si fa attraverso slogan ma con politiche mirate. Per questo in manovra 2020 abbiamo messo 2,8 miliardi per bonus bebè, bonus asili nido, assegno unico familiare. Quella che vedete in questo fotogramma è Paola Taverna. Perché la foto di Paola Taverna nel comunicare questo? Perché Paola Taverna sta messa così col braccio? Non lo so, ci sfugge, ma questo non è importante, perché quello che è importante è il video che state per vedere. E va, ma è vero che in manovra abbiamo messo 400 euro l'anno per ogni mamma che ha problemi di salute e non può allattare, per dargli una mano col latte artificiale? Certo che è vero, ma questa è una manovra a misura delle famiglie. Guarda che abbiamo stanziato anche 2,8 miliardi in più per il bonus bebè, il bonus asili nido e l'assegno unico familiare. Allora, scusa, molti non l'hanno votata, tipo quella, come si chiama, la madre del popolo. Perché non ha votato una misura così spinta sulle famiglie? Ma quale madre del popolo? Ma madre degli slogan, casomai. Quella i soldi ce l'ha, ma che vuoi che ne sappia delle famiglie che non arrivano nemmeno a fine mese? Altrimenti questa manovra vedevi come la votava. Come sempre c'hai ragione, fa una piega. Madonna. Oh, che bello. Ovviamente uno dovrebbe concentrarsi sui contenuti. Però. Ma non ce la fa. Il problema è tutto lì. È inutile dire, ah, però noi l'importante è quello che diciamo. Ma come fa uno ad ascoltare quello che dice? Cioè, viene difficile. Loro prendono praticamente questo format famosissimo, Camera Caffè, di Luca e Paolo, e lo replicano. Però interviene Luca Bizzarri e dice: non sanno che Camera Caffè aveva una camera fissa, non sanno che era davanti a una macchinetta, non sanno recitare, a giudicare dall'ultima battuta non sanno coniugare i verbi in italiano. Risponde al Bizzarri la Taverna stessa, dice: caro Luca, grazie per l'attenzione che ci hai riservato, è servita a far conoscere l'ottima legge di bilancio appena approvata, perdona la nostra performance, accetta i miei migliori auguri di un sereno Natale. A seguire arriva Luca Bizzarri, dice: auguri a te, mi raccomando, lascia fare pagliacciate a noi professionisti, un sorriso. Arriva l'altro attore, che sono due, Gianluca Castaldi: buon Natale Luca, tentiamo solo di dare voce a ciò che facciamo, tutto qua, nessuno ha pensato ad altro se non divulgare in modo diverso informazioni utili, denigrati dai media, combattiamo con tutti i mezzi, ciao, di nuovo auguri, grazie per il retweet. Quindi, capito, ci si autotrolla, trolla a vicenda, più o meno. A seguire ancora Bizzarri: auguri a te, voi fate il vostro, io faccio il mio, cioè annotare quel che fa ridere involontariamente, ancora auguri. È tutto un farsi auguri, siamo al giorno di Natale, ma solo a me mi ricorda. In effetti ci stanno delle somiglianze. L'ho già vista sta serie TV, alla fine il Movimento 5 Stelle muore. Andiamo avanti. Ah, quanto vi piace sta roba a voi? Quanto proprio battizza sto tema che io proprio non...
Io so solo la regina d'Inghilterra, tutti gli altri me li scordo. Invece esatto. Se sta proprio chi arriva. Allora, questi due belloni, bellocci, hanno deciso di andarsene, capito? Di lasciare il gruppo. We have chosen to make a transition this year. Abbiamo deciso di andarcene, di fare un trasloco, diciamo così. We intend to step back as senior members. Facciamo un passo indietro come aventi diritto, diciamo, al trono. Non so in quale linea di discendenza, non so a che punto, il sesto, il settimo. Com'è? Sesto, sì, cioè me l'hanno spiegato. Members of the royal family and work to become financially independent. Lavoriamo per diventare indipendenti economicamente, capito? Il ragazzo, cioè, basta con sta paghetta, voglio vivere del mio. Ok, e i due. Dopodiché arriva la royal family e dice: oh, qua chi esce e chi entra ho deciso io. Ok. A statement from Buckingham Palace regarding. Allora, una frase, una decisione, un come dire. Da parte nostra, ufficiale, su quanto hanno detto il duca e la duchessa, discussions with the, la discussione va avanti, è uno stato, diciamo, embrionale, iniziale. We understand their desire, capiamo il loro desiderio di un approccio differente ai temi, but these are complicated issues that will take time to work. Queste sono cose complicate, va bene? Non è che uno si alza la mattina e scrive su Instagram che se ne vuole andare. Ok, andiamo avanti. Lei sospettava già tutto. Brexit. Quando Nostradamus ha predetto la morte della regina Elisabetta nel 2020, non mi aspettavo la facesse morire di crepacuore. Ancora. Meghan, Harry e la regina come Italia Viva e PD. Ci sono delle analogie. Harry e Meghan si dimettono da reali, ci guadagneremo da vivere da soli, questa è la notizia. Andate a lavorare, l'hanno fatto davvero, cioè a furia di dirglielo, questi lo fanno. Cari Harry e Meghan, venite in Italia, abbiamo sconfitto la povertà, potete venire da noi, c'è spazio. Ancora, io ce lo vedo Harry che guarda Meghan e le dice: ma primo sei un chioschetto dei fish and chips ai Caraibi, sai che spettacolo, tutto il giorno con l'infradito. Comunque facile staccarsi dalla famiglia reale e voler essere indipendente in Canada col conto in banca di un principe. Quando scelsi di essere indipendente a Chieti, mia nonna disse: fai bene, anche perché io solo debiti ti lascio. Io ci rivedo Meghan e Harry fra qualche anno con le pezze al culo, c'è posta per te che cerca Elisabetta, nella speranza che apra la busta. Ecco qua, questa è una lettura, diciamo, delle vicende. Senza parole. Andiamo avanti. Viviamo tempi, questo è Gianni Cooperlo, fake, di grandi rinunce. Papa Ratzinger ha abdicato, Harry e Meghan hanno rinunciato alla casa reale, Renzi ha abbandonato la politica dopo il referendum costituzionale. Andiamo avanti. Numero 6. Grande ritorno. Finally! Finalmente posso rivelarvi il mio progetto sul quale sono stato a lavorare per un anno. Vediamo una sintesi di questo progetto. Gianluca Vacchi pubblica questo video. La prima volta ho deciso di aprirti le porte di casa mia e della mia vita. I miei segreti e i miei consigli potranno diventare per te il tuo cambiamento, la svolta tra la mediocrità e il successo personale. Alimentazione, mindset, allenamento e stile. Vedi, non c'è un'età definita per ambire all'eccellenza. Il momento è sempre quello giusto. Questo è un videocorso che toccherà e stravolgerà ogni parte della tua vita. Sei pronto ad entrare in casa mia e fare della tua vita qualcosa di davvero straordinario. Enjoy. Come passare dalla mediocrità al successo? Andiamo avanti. Noi, diciamo, anche noi abbiamo un influencer, no? E anche lui può, diciamo, sia avere più successo, sia che far passare gli altri dalla mediocrità al successo. Un applauso a Memo Remigi! Insieme a Leonardo Parata è andato a farsi riconoscere pure stavolta. Buongiorno Memo. Ciao bello.
Come stai? Vieni. Come va? Ecco. Vieni a far vedere una cosa interessante. Vieni. Far vedere. Gianluca Vacchi. Gianluca Vacchi. Vacchi, sì. Gianluca Vacchi. No, dico, Gianluca Vacchi, stai guardando. No, ha pubblicato un corso a pagamento per diventare una persona di successo. Io sto guardando. E tu hai pagato quindi, Memo? Sì, ho pagato per rendermi conto di cosa si tratta. Senti. Quando noi nasciamo, questi chakra girano, hanno proprio un movimento uniforme. Uniforme. Tu l'hai comprato questo corso, Memo? No, io lo... Metti pausa sto coso, per favore, che i cinque tibetani, ma che sta a dire? Metti pausa, Memo, dai. Io non ho capito che cosa stai facendo tu qui dentro. Io adesso sto guardando questo corso, sì, perché anch'io vorrei fare un corso. Tu vorresti fare un corso come lui? Sì, perché anch'io sono una persona importante. Un videocorso a pagamento vuoi fare? No, lo faccio gratuitamente. Va bene, però tu il corso non lo fai video, Memo. Perché no? Il tuo mezzo non è il video. E qual è? E indovina qual è? Non dirmi che sono i citofoni. Dove andiamo, Memo? Al testaccio. Al testaccio. Al testaccio. Pre Gianluca Vacchi. Vestite, Memo, dai. Stai a accappatoio dentro la sta stanza qua. Dai. Allora. No. Gianni, va bene l'outfit? Stupendo, ok. Ora Leo, oh, mi sono vestito alla Memory Mitch, una persona di successo. E te sei messo? Dove l'hai preso questi occhiali? Questi sono occhiali, qualche anellino. L'anellino. Pronto? Sono Memory Mitch della 7. Io sto proponendo un corso per citofono per diventare una persona di successo nella vita. È interessato? Le volevo dare dei consigli. Vuole cambiare la sua vita? No, io non voglio successo. Io, caro mio, sono spedigo. Ora, io non so come da zero a mille, cioè così la partenza, tu hai detto successo, lui era capito successo, forse. Lì è un problema di dizione, Memo, quando stai a testaccio perché vedi, è un attimo. E lui comincia a spiegarti tutta una serie di problemi. Ma adesso prima di arrivare al successo, bisogna superare... Io le devo dare dei consigli diversi. Ecco, a posto. Va bene, ok. Dagli qualche consiglio, Memo. Guardi, le posso dare dei consigli. Tanta verdura. Buongiorno, sono Memo Remigi della 7. Io le voglio proporre un corso gratuito affinché lei possa diventare una persona di successo. È d'accordo? Non me ne frega proprio niente, ho 70 anni e sto pensando a successo. Ma che cazzo una a 70 anni che successo può avere? Lei non vuole essere come me? No, assolutamente, perché io so bene come sono. Infatti, Memo. Buongiorno signora. Buongiorno. Scusi, ma le posso dire, ma dove va vestita così questa sciarpa? No, perché scusi? Non può essere una persona di successo con una sciarpa. A me mi piace, lei si faccia gli affari suoi. Sì, ma guardi, Leo, non ho come si fa a avere successo nella vita? Non lo so, Memo. In giro conciati in questo modo. Signora, scusi. Ma non si offenda. Che lei è proprio un maleducato. Ma lei non sa che mi vesto come cacchio mi pare. Io sono una persona di successo, mi guardi. E sì, cazzi? Leo, proprio... Proprio, sotto l'incrocio, così, forbiciata sotto l'incrocio. No, stavo pensando che poi alla fine, tutto sommato, Memory Migi, anni d'onorata carriera, un'immagine, che guarda che... Vabbè, scusa, era una riflessione che facevo adesso. Abbiamo questo adesso. Pronto, buongiorno, sono Memory Migi della 7. Sto facendo un corso per citofono, propongo dei consigli per diventare una persona di successo. Non so, però. Senti. Cioè, ma. Oramai questo sei, Memo, capito? Questa era la riflessione che facevo, era questa. Che ormai. Ormai sono fatto il callo ormai. Come? Sì, ma certo, assolutamente, grande incassatore. Hai pensato, Memo? Io non ci ho mai pensato. Qualche volta ci ho pensato. Accetti magari qualche consiglio? Sì, ma non voglio successo. La gentilezza è un elemento fondamentale per avere successo. Ha perfettamente ragione. Allora, con tanta gentilezza, vaffanculo. Ecco, gentilmente. Però con tanta gentilezza. Enjoy. Vabbè, comunque, tiriamo un po' le somme. Vince che... il vaffanculo. Io ci ho provato, consigli da darne ne avevo tantissimi. Non hanno neanche ascoltati. Prima missione dell'anno, Memo, prima missione fallita. Bisogna dirlo. Dai, Memo, dai, iniziamo bene. Dai. Vabbè. Applauso a Memo, Remigi. Con tanta gentilezza, Memo. E a Leonardo Parada. Andiamo avanti al prossimo punto, ok, prossimo punto.
Allora, eccoci qua. Allora, qua andiamo, guardiamo un po' in casa nostra. Questo è l'account Instagram di Francesca, che è quello che abbiamo aperto noi. Eh sì. Hai preso ad usarlo? Ogni tanto. Hai preso ad usarlo? Ha fatto gli auguri di Natale con questa foto. Siccome di solito a Natale tutti mettono la foto di casa propria, tutti hanno guardato questa foto e hanno detto: hai capito Francesca? Prego. Ma è una chiesa. A Natale metti una chiesa, ci starebbe. Ci sta. Però oh, questo è il grande mondo dei social. Prego. Che figata di casa che hai. Il campanello è un po' impegnativo. A seguire. Questa è un'altra foto, poi Francesca mi va in Olanda, mi pubblica All'Olanda Buon 2020, la foto è quel che è, come dire. E pubblichiamo questo commento, foto scattata con lo Sharp SH04 del 2000, giusto? Gran bel telefono cellulare quello, non se ne fanno più di telefoni così. Buon 2001, Francesca, buon 2001. Dopodiché... Giovane laureato a Bologna cerca di diventare inviato di La 7 per conto di propaganda, toccando i due temi più caldi del momento, le regionali e la moda attuale che va tra i giovani. Allora qua c'è un giovane laureato, a volte capita questa cosa, non si capisce mai se è una penitenza o altro. Comunque questa è una sintesi di questo video. Cosa pensi di queste regionali? Bellissimo. Sai qual è la moda dei giovani? La droga. Con o senza pelo? La scena assolutamente senza. Facciamo i permalosi, quando senza è uguale, no? Io sto provando a entrare a propaganda, quindi devo fare delle interviste. Grande a propaganda! Io, ma scusa, ma tu fai le domande avanti? Quindi perché vuoi andare a propaganda? Cioè, propaganda è la migliore trasmissione televisiva. La marchetta! È già il lecchino prima di entrare. Diego, bravo. Ti aspetto. Un grande applauso a Riccardo Burzi! Vieni qua! Senza, piano, 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 senza correre. A mano, come va? Bene. Tutto bene? Sì, sì. Allora, questo è il cartello con cui sei andato in giro per qua dove siamo? Bologna. Bologna. Ti eri laureato in cosa? Ingegneria informatica. Quindi adesso sei disoccupato a tutti gli effetti? Esatto. Ok, perfetto. Era meglio laureando. Perché avete fatto questa cosa? Cioè, come funziona? In realtà, quando ti lauri, sei vittima di quello che decidono i tuoi amici, e io ero fan di propaganda e hanno scelto di farmi... intervistare la gente di Bologna. Beh, vabbè, come vittimismo è buono, cioè alla fine. Sì, sì. L'avessero detto, vai a chiedere, che ne so, per Mario Giordano, una cosa era diversa, cioè dovevi entrare in un'altra parte. Ho dei buoni amici. Rispetto, un altro programma. Ok, e allora a questo punto, non so se la tua performance è stata apprezzata. Ah. Vai a caso a chiedere a un paio di persone, che ne pensate, cioè rifà la stessa cosa della puntata di stasera, una cosa così. Ma con lo stesso entusiasmo inutile, proprio come se stessi sotto botta, capito? Uno a caso, una. Cosa ne pensa della puntata di stasera? Aspetta, non siamo così cretini però noi quando no. No, nel senso, hai visto Memo con che gentilezza? Cioè, trova un tuo stile. Provo. O, magari è questo, però. Era aggressivo. È un po' troppo, che ci hai mai visto così aggressivi a noi? Anche lui, Borello, guarda come sta, traumatizzato. Ok, come ti pare a te? Vai, tranquillo. Bella sta puntata. Bellissima. Ecco, non siamo neanche così cafoni, cioè nel senso c'è una via di mezzo, capito? A un certo punto lo slang parte, ok. Una cosa più tranquilla, a modo tuo, bolognese, come ti pare a te, vai. Bolognese. Come fai? Capito? Qual è la parte più bella della puntata? Bravissimo. Lo spiego lui da Milano. Come bravissima, grandissimo momento. Ok. Allora, via. Ok, e hai capito quanto è difficile? Difficilissimo. Allora, chi volesse rifarlo a casa è liberi di farlo. E i temi come l'avete scelti? Il sesso a scellare e... Gli amici hanno scelto. Gli amici, ok. Salutiamo gli amici, grazie Riccardo. Allora, andiamo avanti. Andava bene uguale. Questo mi ricorda quando è venuto qua Marcus Miller. Sembra un po' il vecchio racconta, ma questa cosa la racconto dopo la pubblicità. A tra poco, qua, pubblicità. Eccoci tornati. Allora, siamo nella Social Top 10. Era partita lo stacco, dicevo, ricorda Marcus Miller che, non sapendo le regole della classifica, quando vedeva giallo partiva. Dice, qual è facile? Giallo si suona, quando è bianco si sta fermi. Loro hanno visto giallo e sono partiti, giusto?
Allora, ma sono l'unico a pensare che Paolo Celata sia il fratello maggiore di Adriano Viterbini. Qualcuno ha trovato delle somiglianze tra voi due, questa sera con noi qua Adriano, ma qualcuno le ha anche viste in altre foto, se non sbaglio. Cioè, eccolo qua. Quello è Paolo Celata alla chitarra, quello è Adriano Viterbini alla chitarra. Per vedere se effettivamente sono due persone diverse, chiamerei sul palco Paul Slate ad approfittare di quella chitarra. Vieni Paolo, vieni. Non ti far desiderare, Paolo. Con la tua andatura da rockstar. Ok, adesso non so proprio che cosa. Ma stare... facciamo la foto e vado via. No, nemmeno tu accordi, una cosa per cui si capisca che non stai suonando il clavicembalo, dai. Adriano, yeah, questo, salvami allora, tu. Questo è Adriano, no, allora, grazie, che si capisca chi fa le note, ok? Non... Esatto, okay. Io mi copro dietro. Ok. Funziona la chitarra. Ok, il volume. Hey! Basta, è finito Paolo. Che c'hai? Che è successo? C'hai una faccia? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Tranquillo Paolo! Ma dai, ma sono troppo bravi! Ma sì, ma che c'entra? Non capivo la tua espressione, non ho mai visto uno suonare la chitarra così teso, così... Sì, esatto. No, ma pure un po' cazzato, cioè era un misto, no, quello tra... Perché... Ma poi guardavi le, come ti copiavi quello che faceva lui, cioè esatto. Guardavi le dita su e non capivo... È bella sta cosa! Adriano... Sì, sì! Adriano. Poi sul giro, vabbè, che ne sai. Ma ne parliamo, stasera ne parliamo, Dopo ne parliamo, non andare via. Andiamo avanti. Numero, mi ricordo più. 4. Numero 4 è stato Natale, vi proponiamo una nuova pagina che si chiama Luci di merda. E questa è una foto e questa decorazione. Andiamo avanti. Le ha lanciate a caso e ha messa la spina, cioè prende le luci, attacca, quello che viene viene, è venuta questa cosa qua. A seguire, pronostico 2020, questo qua, oppure, citando De Andrea, impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro. Ancora, questo è bellissimo sto palazzo, perché... Perché all'ultimo piano ci stanno i carabinieri. Stando alle luci almeno. Poi questa è una foto, forze dell'ordine che indicano la telecamera e il logo del misfatto. Allora ci sono loro tre. Intanto il nome originale dell'operazione, che è Operazione Bianco Natale, che ci vedo pure una certa creatività. Aldo, Giovanni e Giacomo in... Perché sono veramente somiglianti in qualche misura. Tre uomini e una babba, questa è... Vabbè. Ancora, neve non te temo, eccolo là lui che indica. E che dobbiamo sequestrarla tutta, Marshall? Ancora, e questo è uno dei più belli. Auguro a voi e alle vostre famiglie di trascorrere momenti felici, realizzare il prossimo anno, eccetera, eccetera. Qua c'è Berlusconi con l'albero di Natale, ma guardando attentamente l'albero di Natale, effettivamente viene un dubbio.
È l'albero al contrario o lei? Comunque auguri, perché pare che l'albero, cioè, sia il puntale sia in basso e sta largo invece verso l'altezza. È strano, eh? C'ha la base rovesciata, sta. È bellissimo. Grazie Mau. Grazie Mau. Ecco, questa è la. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Numero 3. C'è il food blogger per eccellenza, per antonomasia, Tortellini Salvini, nella sua campagna elettorale, e soprattutto, anche e soprattutto enogastronomica. E questo è lui, eh. Mangi la carne la vigilia di Natale, così piange il cuore immacolato della Vergine Maria, però. Bisogna pure avere una certa coerenza, a furia di fare tutto e il contrario di tutto. Tant'è che lui fa: come faremmo senza di loro, i gattini? Qua vedete sopra il logo, gattini con Salvini. E qualcuno dice: boh, io c'ho un cane e vivo uguale. Al che lui rimedia, lui o chi per lui? Buon Natale anche a loro, che ce l'ho sempre, anche a loro i cani, e sotto c'è il logo cagnolini con Salvini che se mangiano le sardine, poi c'è tutta una roba. Ok, e i conigli no, però qua si è fermato ai conigli con Salvini. Poi andiamo avanti. Babbo Natale mi avrà voluto mandare un messaggio, il grande laboratorio di bellezza. Se tenuto scontrino, fatti cambiare subito, non funziona, forse è difettoso, non funziona ancora. Il mio bio pranzetto di oggi, limone, Natale passato al bagno, da cui uno deduce, come dire. Oggi pizza leggera, si è mangiato questa cosa, non ho mai visto una cosa orrenda come questa, il cucchiaio con la pizza. I love shopping, oh no? Fa anche questo. Dopo la pizza piena di cipolla che hai mangiato, i commessi hanno tutta la mia solidarietà. Perché poi uno immagina tutto ciò in sequenza. Poi lui arriva laddove non si pensava, arriva a fare la satira del Papa, strattonato da fan agitata. Qua siamo al 1° gennaio e lui pubblica questo video. Ha fatto pure questa cosa qua. E a seguire, se questo è l'inizio, figuriamoci che anno di merda ci aspetta. E andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Numero 2. Ricordiamo che di solito, diciamo, che nei comizi di Salvini il trattamento non era proprio così amichevole verso chi comunque mostrava una certa vivacità nei suoi confronti, anzi, ma anche verso chi non la mostrava. Ricorderemo il cartello "Ama il prossimo tuo" durante un suo comizio, e il trattamento riservato a chi lo portava: Papa Francesco. Chiediamo questa grazia di vivere l'anno col desiderio di prendere a cuore gli altri, di prenderci cura degli altri. Ma poi a sberle, perché queste feste l'immagine del Papa è passata così. 58 Papa, 5 alla mano, 38 mazzate, terno secco, ruota di Roma. Grazie, grazie, scusate, intanto io mi agevolo. Quando scatta la mezzanotte e provano a coinvolgerti in un trenino. E poi parecchi meme, parecchi video, ne facciamo vedere un paio, uno è questo. Il web fa anche cose buone, direi. Vero. Tekken 3 Bergoglio Tournament, eccolo qua, un altro momento di grande creatività. Vediamo anche questo videogioco. La fedele, il Papa. Secondo me ride. You win. E ancora, vabbè, lo chiamavano santità, prima regola del Fight Club: non strattonare il Papa.
Papa Francesco vendica lo schiaffo da Nagni 7 secoli dopo. Vabbè, addio, questo probabilmente è il definitivo, si dice così, dei tanti video prodotti, occhio perché è veramente notevole. Me lo so guardato, ho sputato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire a cornuto in guardia. Gli ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo alzati, alzati cornuto, alzati, gli ho detto! Pieno di sangue per terra, ettolitri, non sarsato. Me lo so guardato, mi sono girato, mi sono risistemato la giacca, mi ho detto, papà, che è successo, mio figlio? Niente, due di passaggio. Applauso all'autore del video. E andiamo avanti, andiamo avanti. Con la numero uno. Lucia Borgonzoni pubblica sulla sua pagina evento questa foto, evento in programma a Bologna oggi alle ore 18.30, risposta dell'altro candidato Bonaccini, no Lucia, quella non è Bologna, è Ferrara, è Ferrara. Andiamo avanti, andiamo avanti, questa la classifica di oggi, andiamo avanti.